Giuseppe Alessi, un avvocato nisseno che ha fatto la storia. Grazie al suo impegno, il 19 giugno del 1948 fu inaugurata la Corte d'Appello. Da quella data, infatti, Caltanissetta, che sino ad allora aveva avuto una sezione distaccata, dipendente amministrativamente dalla Corte d'Appello di Palermo, divenne autonoma. Da allora è nata la storia più bella della Corte d'Appello e proprio oggi che si parla della sua probabile abolizione, questa intitolazione si deve interpretare come un segnale forte. Queste le parole del presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale, durante la cerimonia svoltasi nell'Aula Magna Saetta Livatino del Palazzo di Giustizia per l'intitolazione dell'Aula di Corte d'Assise del Tribunale all'avvocato Giuseppe Alessi, membro della Consulta regionale per la compilazione dello Statuto della Regione Siciliana e primo presidente della Regione, morto a 103 anni nel 2009. Un'intitolazione voluta dalla Corte d'Appello e dall'Ordine degli Avvocati. L'avvocato Giuseppe Alessi, intestando l'Aula della Corte d'Assise, gentile concessione del Presidente, Sua Eccellenza il Presidente della Corte d'Appello, e quindi ricorderemo negli anni a venire un grande avvocato, un illustre avvocato che ci ha dato prestigio alla classe dentro e fuori queste aule. Ho ricordato il profilo dell'oratore, del grandissimo oratore, grandissimo avvocato, uomo estremamente corretto, integerrimo, e anche del grande politico che innegabilmente ha influenzato l'ultimo secolo della storia siciliana in maniera decisiva, in maniera autorevole. E la Sicilia è autonoma grazie soprattutto a lui e a pochi altri. Noi siamo davvero felici ed è un riconoscimento bellissimo per noi avvocati. Noi ci identifichiamo oggi in lui e ci sentiamo davvero, siamo davvero fieri di questo riconoscimento. A ricordare la figura dell'avvocato Alessi in un'aula gremita di presenti, tra gli altri, oltre il senatore Antonio Macaluso e l'avvocato Michele Lupo, anche il nipote Carlo Alessi. Lo zio ha dato lustro alla nostra famiglia, è stato primo presidente della Regione Siciliana, redattore dello Statuto, fondatore della Democrazia Cristiana, presidente dell'Istituto Treccani, poi con una vita politica intensa, senatore, onorevole alla Camera dei Deputati, ma soprattutto avvocato. Questo è il motivo della intitolazione.